Ciao ragazzi, siamo qui di Chuckles Nerds, sono Giacomo Ilian. ed oggi di cosa discutiamo, Ilian? Oggi parliamo del Video Games Party. Allora, come tutti sanno, o almeno molti sapranno ormai, il Video Games Party è quell'organizzazione che dedica uno spazio, Sì. come lo possiamo Ecco, definire? diciamo che il Video Games Party è una cosa unica nel suo genere. Offre la possibilità di andare in un negozio a Milano, situato mi sembra in Viale Montenero. Sì, E sotto questo negozio di videogiochi, normalissimo, è un appena normale entri nel primo piano c'è il negozio di negozio dei videogiochi. videogiochi, con in più i videogiochi da provare. Sotto, nel piano sotto, c'è un'area giochi, diciamo, interamente dedicata ai tornei totalmente gratuiti, Sì. bisogna dire, e infatti è un'occasione più unica che rara. Ti offrono anche le Red Bull. Sì, ti offrono le Red Bull e le ragazze sono tutto sommato carine. È un'area interamente dedicata gratuita per tutti i giocatori e offre la possibilità di svolgere Sì. vari tornei di qualunque gioco. Molti giochi, per esempio, ci sta Call of COD. Cod, l'ultimo Advanced Warfare, ci sta Mario Kart, ci sta Pokémon, ci League of sta League of Legends. Legends, Hearthstone. 2 settimane fa, 1 settimana fa c'è stato Sì, certo, Magic. Magic. E poi più, diciamo, quello cui noi ci siamo principalmente Dedicati. dedicati era FIFA. Era Particolare su FIFA FIFA 15. 15, sì. Tornei prima 2 contro 2, poi 1 contro Sì, il 1. sabato fanno il 2 contro 2 e domenica l'1 contro 1. Con ricchi premi. Stanno organizzando sabato e la domenica, ogni fine settimana, le Le qualifiche. qualifiche per la finale che si andrà a giocare A a gennaio, sì. gennaio. Tra l'altro, visto che il premio dovrebbe essere HDPVR, l'impianto della Bose, no? Davvero? Dovrebbe essere. Non ho chiesto, non mi sono informato prima. Vabbè, ovviamente poi su Facebook, sulla pagina Facebook dei Video Games Party, potrete avere Sì, tutte le tutte le notizie del informazioni. caso, perché, ad esempio, mi sembra buono HDPVR, Madonna. no? Infatti, cioè. Sarà difficile vincere, eh? Cominciamo col dire questo, che no. Cominciamo col dire che per parlare di questa esperienza Sì, ci vuole ci vuole, diciamo, un. un mentore, una Sì, guida, un guru. un massimo esperto, un vate, un. Diciamo, io lo chiamo. Anche un nostro insider Sì, all'interno del mondo di FIFA. esatto. Per me è quasi come se fosse un vate, un Un D'Annunzio. water. Un D'Annunzio del gioco del pallone e in particolare FIFA. Un nostro insider, una fonte certa. All'interno della EA è il nostro, non so come Non dirlo, so come. è uno stracciazanichelli, non ci sono aggettivi per descriverlo, è il miglior giocatore nel mondo, Ha vinto tutti i tornei ha vinto qualunque cosa passi, inerente a FIFA. sì, inerenti a FIFA e specialmente, diciamo, sviluppatore all'interno della EA di questo gioco, Beta tester. beta tester, nonché assoluto esperto di qualunque gioco calcistico, e appunto ogni parola sarebbe superflua. Siamo lieti di presentarvi Lester. Il beta tester, Ecco a voi. Bella eccolo qua. ragazzi. Applausometro. Applausi, applausi dal nostro Bella, raga. pubblico. Ora lo facciamo sedere in mezzo. Prego. Grazie. Sì, in mezzo tu Grazie mille. sei il campione universale. Bella per voi, raga. Se volete lasciare il vostro numero, donzelle, poi nei commenti fateci sapere. Poi vi facciamo dare informazioni riguardo la sua vita privata. Ovviamente. Allora, Lester, siamo qui, ti abbiamo invitato, tu che sei il massimo esperto nel campo, per parlare di FIFA 15. Ora, come tutti ben sapranno, FIFA 15 è un gioco di calcio, ma appunto non è solo questo. Per te, cos'è FIFA 15? Beh, innanzitutto ti ringrazio per la domanda, Ilian. Soprattutto Grazie. FIFA 15 è, per me è l'emozione del calcio giocato, vissuta in prima persona. Il fatto di poter emulare i gesti dei grandi del calcio moderno e non solo
per me è motivo di grande orgoglio e soprattutto di grande esaltazione. Io non vedo come un vero appassionato di calcio non possa appassionarsi a questo videogame che ha raggiunto livelli di fotorealismo allucinanti, e insieme ad una grande fluidità di gioco. Ah, quindi ecco, cioè, oltre che segnalare un gioco fantastico, tu dici che è più un'esperienza a livello emotivo e personale fantastico. Ecco, io vorrei farti una domanda, cioè raccontaci di quella volta che hai vinto il mondiale di FIFA. Com'è stato sviluppare FIFA 15, provarlo in prima persona, in anteprima? Provarlo prima di tutti. Prima di tutti. Tu che hai stravinto al Video Games Party, tu che... Ovviamente, grazie per aver citato i miei trionfi. Mostreremo la sua bacheca piena di trofei poi prossimamente. È solo una piccola parte della sua bacheca. Ovviamente. Sarebbe troppo lungo. Certo. Ma penso che bastino quelli per far capire il mio valore. Non possiamo. No, dai, cioè, questa è una da tagliare. Ma che cazzo? Figa. No, questa la tagliamo. Questa la lasci. Questa la lasci. Allora, vado avanti io. Sì, però dai, su, brevi, perché abbiamo fatto già 10 minuti così. Allora, Lester, diciamo che però tu oltre che oggi, oltre che in veste di esperto del gioco, sei anche qui come, diciamo, in punto primo partecipante del Video Games Party e poi avrai una seconda funzione che servirà per capire meglio la nostra esperienza. Diciamo, volevamo fare un'intervista doppia e la piccola chicca di Chukros Nerds, e lui fungerà da intervistatore, anche perché, ripeto, per uno che sa tutti i segreti del gioco sarebbe troppo semplice svelarli in un'intervista, no? Non mi sembra giusto. Beh, l'hai detto. Quindi, com'è andato il Video Games Party? Cioè, a me personalmente male. Ma se posso rispondere, è andato anche a me un po' male, però devo dire che... Abbiamo fatto il culo a tutti. Esattamente. Scherzi a parte, è stata veramente un'esperienza ludica, videoludica, meglio, entusiasmante. Spero di poter dare di nuovo prova del tuo enorme lavoro. Non ai livelli dei mondiali di FIFA. Sì, vabbè, ma c'è da dire che ai mondiali di FIFA erano quattro coglioni, quindi... Sì, poi questi qua di Video Games Party te li sei mangiati come se fossero burro, cioè... Questi qua veramente... È come burro per Miracleplay. No, in realtà purtroppo il nostro Video Games Party, cioè io parlo per i Chukrud Nerds, è andato, almeno il mio, malissimo. Io una merda. Beh, insomma, il ragazzo qui invece, ripeto, perché quando poi scende in campo lui sono cazzi amari per tutti, quindi infatti adesso diciamo che a parte gli scherzi, ci tengo a dire che il Video Games Party comunque offre l'occasione fino a gennaio di sì, fino a poco prima di Capodanno. Comunque sì, basta che mettete mi piace alla loro pagina e vi leggete tutte le informazioni. Bene, adesso con l'ausilio del nostro campione, sì, abbiamo una piccola chicca per voi, sia per farci conoscere meglio, sia per approfondire in modo un po' diverso il mondo di FIFA. Diciamo che sfrutterei l'occasione che c'è qui anche il nostro campione, che chi volesse sfidare il campione incontrastato di FIFA può farlo lasciando un messaggio ovviamente nei nostri commenti. Se lo volete sfidare, fatecelo sapere e ve lo ritroverete a casa. Hashtag sfido il campione e noi subito ve lo porteremo a casa. Faremo una bella sfida. Ti senti pronto a spaccare il culo a tutti? Adesso? Sono sempre pronto. Bravissimo. Sono nato pronto. Bravissimo. Adesso noi vi lasciamo. Ed è arrivato il momento della nostra intervista doppia. Intervista doppia. E
qui to Kuznets, dagli alla studi prossima. Di Yellow Sound, alla prossima. Alla prossima. Nome e cognome: Ilian Gaeni. Giacomo Azzolina. Anni: 25. 23. Come ti sei appassionato ai giochi? Grazie a mio padre, che quando io ero piccolino aveva già un Atari, poi ci ha comprato un Mega Drive per Natale e alla fine da lì è stata un'escalation. Col Super Nintendo, a casa di mio cugino, ci ritrovavamo ogni pomeriggio a giocare. Mi ricordo, il primo gioco era Star Wars, vecchissimo, del NES. Gioco preferito di sempre: Doom. E qua è difficile, forse Halo. Piattaforma preferita: Xbox One, anche se all'epoca ho apprezzato molto la PlayStation 2. Fino a qualche anno fa ti avrei detto ai tempi PlayStation 1, Nintendo 64, ma adesso Xbox. Com'è nato Chucrude Nerds? Nato dal fatto che volevo esprimere la mia passione sui videogiochi. Ma è nato un pomeriggio, Mino mi ha proposto quest'idea di collaborare insieme per un programma nuovo e fresco sui videogiochi. E che cosa mi riesce meglio di questo? Piatto preferito? La pasta al gratin di mia madre. Spaghetti aglio olio. Gioco più atteso? Il nuovo Mass Effect. Bah, penso Half-Life 3, si può dire. Squadra ideale? Il Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain. Modulo: 4-4-2. 4-2-4. Gol più bello fatto? Ma ricordo una punizione segnata con Mangala da fuori dalla mia area e finita nella sua porta. Uno spettacolo. L'ho fatto con Higuain su un cross di Abate, quando le prime volte che giocavo l'Ultimate Team. Cose impressionanti. Arriva questo cross, Higuain si butta a scorpione e il portiere non vede manco dove va la palla. Gol più bello subito? L'ho subito da lui con El Shaarawy da fuori area. Purtroppo l'ho subito dal nostro Vate, perché con Cristiano Ronaldo dal limite ricordo un'azione bellissima, sinistro meraviglioso sotto l'incrocio. Bionda o mora? Rossa. Tutte e due. Cosa ti piace dell'altro? Mi piace che è un buon amico ed è sempre disponibile per tutto. Di sicuro non ti dirà mai di no. Che mi appoggia ogni cazzata che gli propongo. Cosa non ti piace dell'altro? Che è sempre fottutamente in ritardo. Che mi bacchetta ogni volta che faccio tardi. Salutalo e digli qualcosa. Mi raccomando, Mino, più puntuale la prossima volta. Ciao Ilian, la prossima volta ti batto al torneo. Ci vediamo in finale.